Ciao amiche, eccoci qui al nostro secondo appuntamento, quindi vi do il benvenuto nel mio mondo creativo e iniziamo subito a parlare di cucito. Quindi nella prima parte vi farò vedere alcune attrezzature artigianali e non, e nella seconda parte faremo i piedini. Quindi non ci perdiamo in ciance, che io mi ci perdo spesso, e iniziamo subito. Allora, partiamo subito. Vi voglio far vedere, questo è un progetto che io avevo già presentato qualche tempo fa, perché vi voglio parlare delle spille. Allora, ci sono vari tipi di spilli. Dov'è il mio topetto? Eccolo qua. Allora, c'è la classica spilla, quella che si usa in sartoria, non so, ecco, così col nero di sfondo si vede meglio, che è resistente. Poi c'è la spilla, questa qui da patchwork, che è più fina e vedete è più lunga. E poi ci sono sempre i spilli, questi rimangono magari più comodi perché hanno vedete, una perlina dietro e quindi è più facile afferrarle e lavorare. Poi, per quanto riguarda i portaspilli, li possiamo fare noi e c'è anche di questo c'è il progettino, poi vi metto tutto nell'info box, e questo ha una calamita sul nasino, in modo tale che quando noi cuciamo, se per esempio ci cade una spilla a terra, noi con questa codina lunga, senza doverci chinare, adagiamo il topino fino giù al pavimento e come vedete la spilla rimane attaccata. La prendiamo anche l'ago e lo risistemiamo. Questo è molto comodo. Poi qui io ho fatto questo progettino con due perché da una parte metto gli aghi anche della macchina da cucire e dall'altra parte metto solo spille. Come vedete ho anche fatto questo qui per tenere le spolette che ci sono di due tipi, c'è questo qui in metallo e poi ci sono anche in plastica. Ecco qui, ci sono queste spolette che sono fatte di plastica. E poi c'è questo qui che io lo consiglio a tutti. Cercherò di mettere l'informazione anche giù nell'info box perché questo qui per chi cuce tanto e toglie i spilli velocemente con un battibaleno ha una calamita. Vedete, si raccolgono in un battibaleno, quindi io ve lo consiglio. Poi andiamo a vedere anche che l'altra volta non ve l'ho fatto vedere perché ci sono veramente tante cose. Questo qui è un attrezzo che ha varie, è fatto in questa forma particolare perché ad ogni lato ha una misura, 3 centimetri, 2, 1, e quindi è comodo perché quando andiamo a fare un orlo o dobbiamo prendere una misura in più punti, rimane molto pratico senza dover stare lì col centimetro e con questo veramente si velocizza il lavoro. Però di questo attrezzo qui noi possiamo farlo anche con un semplice cartoncino. Vedete, io ho utilizzato quello delle merende. Nelle merendine rimane questo cartoncino bianco e voi potete prendere le misure e quindi le misure che utilizzate più spesso non si dice, ok, che usate spesso e quindi le riportate e lo create voi. Come avete visto nei miei tutorial precedenti, si possono utilizzare anche queste striscette. Per esempio, io se devo andare a fare un orlo, non sto a prendere tutte le misure, ma utilizzo queste qui. Adesso vi faccio vedere come. Allora, eccoci qua pronti con il ferro da stiro. Quindi, per utilizzare queste qui e fare un orlo, basterà mettere in parallelo, cioè proprio sul bordo, la striscetta, poi la piegate verso di voi e iniziate a stirare.
qua. Stirate per bene e l'orlo è già fatto, ma anche su una lunghezza, diciamo, più lunga, non fate altro che mettere a filo, piegare verso di voi, iniziare a stirare, quindi vi fate le striscette di varie misure. Questa è da 2,5, la spostate uguale, filo a filo, e continuiamo e continuate così per tutta la lunghezza che vi occorre. Anche uno uguale, questa è quella la misura più antipatica da prendere, ma vedete, con questa striscetta di cartone diventa facilissimo. Così e continuate. Perfetto. Quando invece utilizzate questo tipo, questo per chi lo vuole acquistare, oppure questo che vi fate da voi, dovete andare a prendere i segni. Quindi utilizzeremo o una penna, questa qui della Friction, oppure i gessetti. Eccoli qua. E una volta stabilito, per esempio, 3 centimetri, dovete fare il segno e poi andare a piegare, ma rimane, diciamo, un lavoretto un po' più lungo. Comunque, quello sta a voi. Io vi lascerò giù nell'info box da scaricare. Vi ho ripreso questo qui, quindi se lo volete ricreare come ho fatto questo qui, lo potete fare, e anche questo, ma poi ne potete fare secondo le misure che vi occorrono a voi. Allora, detto, quindi vi ho detto anche dei vari gessetti, penna cancellabile, quelle misure lì. Vi volevo parlare anche delle forbici. Allora, le forbici, ci sono vari tipi. Eccoli qua. Allora, noi abbiamo, iniziamo da questo che è un attrezzino che è per tagliasole. Vedete? Molto comodo, e ci si possono anche tagliare i fili, diciamo quelli in eccesso. Se no, c'è proprio questa qui che è tagliafilo. Questa è sempre da tenere vicino alla macchina da cucire, perché mentre cucite e li tagliate subito, vi trovate avvantaggiati. Questa forbicina io la utilizzo con le ricamatrici, ma poi questo è un discorso che vedremo in seguito. Poi c'è questa forbice qui che è a zigzag, pure questa è molto utile. Ci evita di fare quelle tacchette quando andiamo a cucire le parti sfondate. Se utilizzate questa, si può evitare di fare quelle tacchette. Poi, vabbè, varie forbici. Io quello che vi consiglio è: le forbici che utilizzate per il tessuto devono tagliare esclusivamente solo tessuto, mentre le forbici per la carta le dovete evidenziare con qualche segno. Io, per esempio, ci metto dei pezzetti di carta perché magari sono simili. Nel lavorare veloci si possono scambiare, e è meglio di no, perché poi la forbice del tessuto, se tagliate la carta, perde il filo e quindi non si può più fare un bel taglio. Allora, adesso vi voglio far vedere come realizzare un portafilo. Allora, a me è capitato di dover utilizzare queste bobine perché è molto conveniente, anzi io ve lo consiglio. Queste bobine qui, per chi cuce molto, si risparmia tantissimo. Allora, che cosa ho fatto? L'ho realizzato io. Ho preso un tagliere, poi un tondino di legno e uno più piccolino. Ho preso le misure e ho fatto un foro del diametro del legno che andate a utilizzare. Qui in alto ho preso un pezzettino di fin di ferro e con un trapanino ho fatto il buchino della stessa misura del ferro
vedete, del fil di ferro che ho utilizzato. Poi ci poggiate dentro il vinavi, lo inserite, lo lasciate una mezz'oretta e questo qui non si muove più. La stessa cosa ho fatto per la base, quindi fate i fori, li fate dello stesso diametro delle legnette che andate a utilizzare e vi assicuro non si muovono più. Il bastoncino, questo qui, deve essere alto che superi la macchina da cucire, in modo tale che il filo poi non faccia sforzi. Guardate, costa proprio, spenderete 2 euro sì che no, perché questo io l'ho preso da Mauris, che è un negozio di articoli per la casa, detersivi, e l'ho pagato 99 centesimi. Questo, a dir la verità, già l'avevo per dei lavoretti, l'avevo in casa, l'ho solo tagliato a misura e il fil di ferro, beh, si trova in casa. Questo potete utilizzare anche uno spiedino, Io avevo questi legnetti perché ho fatto dei lavoretti, però, si può utilizzare benissimo anche uno spiedino. Poi lo tagliate in base alla misura del rocchetto. E per curiosità vi voglio dire questa asta quanto l'ho fatta alta, ve lo dico subito, 30 centimetri. Allora, io spero che anche questo sia utile per voi. Adesso lo metto via e vi voglio anche dire, perché sto leggendo gli appunti, perché mi avete fatto tantissime richieste e adesso non posso metterle tutte in un video, ma cercherò comunque sempre di rispondervi. E quelle che trovo più interessanti, che possono interessare a tante, cerco di metterle proprio sul video. A tante ho risposto in privato, però credo che poi magari sono domande che si fanno in molti. Allora, le clip, quelle che vedete che io utilizzo sempre perché sono veramente comodissime. Allora, se l'avete acquistate, io ho messo il link in un video sotto su AliExpress, ma siccome ci vuole tantissimo prima che arrivino, potete utilizzare questi fermafogli che li trovate sia dal Mauris, nel reparto cartoleria, ma anche dai cinesi. Ecco qui. Fanno la stessa funzione, quindi vedete, li schiacciate, fissate il tessuto e insomma lo potete utilizzare anche questi qui. Bene, allora mi sembra di aver detto un po' di cose, quelle che hanno avuto, diciamo, più richiesta. Detto ciò, vediamo subito i piedini. Allora, i piedini che andiamo a utilizzare oggi sono questi due per il sopragitto e questo per il punto invisibile. Allora, questi per il sopragitto sono fatti così: hanno questa lamella che serve per far appoggiare il tessuto, e poi c'è questo piedino qui che ha questa lamella interna, vedete? E quindi con questo dobbiamo fare attenzione a secondo di quanto è lungo il punto a zigzag. Quindi qui dobbiamo fare attenzione quando scende l'ago che non vada a intruppare o a colpire, diciamo, questa lamella, se no rompiamo l'ago. Mentre quest'altro ha sempre la lamella, vedete? Perché deve mantenere, diciamo, il tessuto sempre della stessa distanza, ma il piedino qui è libero, vedete, il foro è libero, quindi possiamo lavorare meglio. Io consiglio questo perché state più tranquille. Se non avete una macchina elettronica o quelle basiche, io vi consiglio questo qui. E poi questo qui è per fare l'orlo invisibile. Ha sempre, vedete, dove si appoggia il tessuto, eccolo qui, e poi ha questa rondella per decidere la distanza proprio di quell'appoggio lì, vedete che si muove.
Benissimo, adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Allora, eccoci qua ragazzi. Prima di farvi vedere i piedini, vi volevo parlare degli aghi, perché ho avuto tante richieste per quanto riguarda la spiegazione degli aghi. Beh, è semplicissimo. Allora, per quanto riguarda il cotone, ci sono di varie misure, quindi da 60, da 70, 80, 90 e 100, e quello è in base allo spessore del tessuto, quindi più è leggero più dovete scendere. Poi, per quanto riguarda i vari tipi di aghi, io vi consiglio sempre di acquistare l'ago giusto per il tessuto, quindi se state lavorando i jeans acquistate l'ago per i jeans, perché la sua punta è adatta proprio ad entrare nel tessuto. Come quando lavoriamo lo stretch, come quando lavoriamo la pelle, perché anche con una macchina meccanica si può lavorare anche la pelle, o la maglia, perché ha una punta stondata, quindi non andiamo, quando andiamo a cucire, non andiamo a strappare i fili della maglia. Detto ciò, la cosa più importante secondo me è questa, cioè spiegarvi come inserire l'ago nella macchina, che magari vi può venire il dubbio. Allora, come si può spero vedere, da una parte è liscia, dall'altra parte l'ago è stondato. Benissimo, allora quando noi andiamo ad inserire l'ago nell'asta, allentiamo intanto la vite, poi mettiamo la parte stondata rivolta verso di noi e la parte liscia quindi di conseguenza andrà verso la macchina. Lo inseriamo fino in fondo su e iniziamo a girare la rotella che è di lato. Una volta fissato l'ago, noi non facciamo altro che andare ad infilare. Ecco qua, abbiamo infilato l'ago. Adesso partiamo con i piedini. Quindi togliamo i vari tipi di ago che non ci occorrono e montiamo il primo piedino. Allora, utilizzeremo per primo questo qui, quello che ha la lamella, vedete, la lamella centrale. Quindi la andiamo ad inserire, scusate la mano davanti, ma io veramente non so, spero di diventare più brava, ne dubito, con le inquadrature per me sarà veramente un caos. Allora, una volta messo il piedino, noi andiamo a scegliere il punto. Quindi, il punto, allora, per questo, quindi noi scegliamo un punto zigzag. E come vi ripeto, una volta che abbassiamo il piedino, ecco qui, noi dobbiamo andare a controllare se l'ago non vada a finire su quella striscia. No, quindi questa misura, per quanto riguarda me, va bene. Questa ognuno di voi purtroppo lo dovrà fare da sola, perché ogni macchina cambia. Mi sono persa il pedale della macchina da cucire, giustamente. Allora, adesso andiamo ad iniziare a cucire. Quindi mettiamo il tessuto sotto il piedino, abbassiamo il piedino e dobbiamo fare in modo che il tessuto vada a battere sulla lamella, su questa lamella qui. Iniziamo a cucire facendo i punti piano, andando piano e facendo attenzione che il tessuto vada sempre a finire addosso a quella lamella, in modo tale che viene un punto ben definito. Alziamo il piedino, ricordatevi sempre di tirarlo verso dietro, mai di lato, perché sennò si può rovinare l'ago. Una volta tirato, passiamo a tagliare il filo e mettiamolo sempre dietro, perché se il filo non è dietro all'inizio vi può fare, diciamo, un inguappo, dico io. Allora, vedete, guardate che bel punto.
aspettate che spengo la luce, forse si vede meglio, eccolo qua, vedete? Viene un bel punto. Allora, il sopragitto a cosa serve? Serve per chi non ha la taglia e cuci, proprio per rifinire i lavori. Quindi una volta che voi avete fatto la cucitura, andate a ripulire il taglio e facendo un punto così di sopragitto, vedete, rimane proprio ben pulito. Non quando si fa il zig zag, diciamo così, solo per fissare la sbavatura del tessuto, ma rimane proprio un lavoro rifinito e molto bello. Quindi per chi fa cucito creativo, secondo me questo piedino è veramente utile, perché andate a rifinire questo qualsiasi lavoro che sembra fatto con la taglia e cuci. Adesso vi faccio vedere invece l'altro piedino che ha la possibilità, vi ricordate che è aperto qui, quindi abbiamo la possibilità di giocare con l'ago. Quindi scusate la mano davanti, ma tanto per il momento non c'è da vedere nulla. Ecco qua. Allora, mettiamo i fili dietro. Io riaccendo la luce, se no non vedo il nulla. Ecco. Allora, prendiamo un altro pezzettino di stoffa e adesso vi faccio vedere. Allora, intanto faccio una cucitura a punto dritto, così vi voglio proprio far vedere che bello. Allora, facciamo conto che abbiamo fatto un lavoro e dobbiamo rifinire. Quindi andiamo a tagliare il tessuto, vedete, sempre a una certa distanza, poi lo mettiamo sotto, abbassiamo il piedino e facciamo sempre in modo che questo vada a toccare la lamella, questa lamella qui. Poi che cosa facciamo? Mettiamo il punto stretch e andiamo a utilizzare un punto che poi vi farò il disegno, perché se lo inquadro non so se si vede. Prova ad inquadrarlo. È questo punto qui, non so dove sto inquadrando, eccolo qua, questo punto qui, vedete? Ecco qua. Allora, noi adesso andiamo a fare quel punto e guardate, sempre piano, eh? Ecco qua. Guardate se non sembra fatto con la taglia e cuci. Rimane un bellissimo punto e sembra veramente fatto con la taglia e cuci. Quindi io vi consiglio questo piedino qui, perché potete fare sia con lo zig zag, e adesso vi faccio vedere, riaccendiamo. Quindi se voi volete fare lo zig zag lo potete fare. Ah, vi ricordo anche una cosa: quando cambiate punti alla macchina da cucire, l'ago deve essere sempre alzato, mai lasciarlo in basso, eh. Allora, rimettiamo la cucitura normale, tessuto sempre che batte sul dentino, andiamo piano, vedete,
cioè con questo piedino diciamo aperto potete fare sia il punto quello stretch che questo. Normale, eccolo qua. Poi vi volevo far vedere anche l'altro piedino. Allora, l'altro piedino del punto invisibile, che serve per fare gli orli, noi invece oggi andremo a vedere una cosa interessante. Allora, siccome tante mi stanno dicendo che non riescono ad andare dritte con tutto degli esercizi, allora questo piedino qui, mettiamo il caso che noi abbiamo cucito una camicia o dobbiamo fare insomma una ribattitura, noi che cosa facciamo? Abbassiamo il piedino, c'è sempre quel dentino dove poter mandare la nostra stoffa a battere e lì decidiamo il da farsi. Quindi noi possiamo, poi vedete anche questa manopolina qui, che noi decidiamo anche la distanza della parte dove ribatte poi il tessuto, ma lì noi andremo proprio, infatti io la voglio un po', ecco. Adesso vi faccio vedere come facciamo una cucitura, una ribattuta ben dritta. Allora, abbiamo messo la cucitura normale, sì. Allora, partiamo. Facciamo attenzione sempre a far battere lì il tessuto. Ecco qua, tagliamo e vi faccio vedere, guardate, uno splendore, una ribattitura, guardate, veramente, eccola, quei pochi millimetri che abbiamo scelto è per tutta la lunghezza, vi verranno dei lavori spettacolari, non dovrete aver paura di non ribattere bene, quindi lo farete per qualsiasi lavoretto, tanto va appoggiato la lamella, andate tranquille, l'importante è andare piano e vi farà il lavoro giusto. Eccolo qua. Allora amiche, abbiamo visto questi tre piedini. Io spero di essere stata di aiuto, poi vi metto le foto, i nomi sotto e vi voglio anche dire una cosa. Allora io giù nell'info box metterò allora la scheda, questa con il cartamodello che potete ritagliare, poi metterò questo che è per creare da sole una tipo una rubrichetta, ma è un'agenda che io vi consiglio di realizzare come volete voi, però io vi ho messo questo così per aiutarvi e vi ho messo anche, eccola qui, punti e spunti che può diventare una copertina, eccolo qui, ci sono anche i fori e qui determinazione, non rende le cose facili, le rende possibili, quindi se siete determinate, decise e non vi perdete nelle prime difficoltà, ci riuscite. Quindi per tutte le ragazze che mi hanno scritto in privato, non vi perdete di così, perché l'importante è tentare, tentare, tentare. Allora, questa voi ve la scaricate, la tagliate a metà, fate qui i buchi, già sono diciamo predisposti, segnati, e quindi se la volete utilizzare, certo. Mentre questa qui, voi andate a tagliare
per esempio la A, io già vi ho fatto diciamo tutto l'alfabeto, quindi la tagliate, poi ci passate sopra lo scotch. Così, che fuoriesce un pochino, ecco qua. Un pochino di qua e un pochino di là, quindi vedete, deve stare un po' fuori dalla carta. Poi prendete un quaderno, un'agenda. Io questa qui l'ho realizzata e c'è sempre il tutorial che potete andare a vedere. Io metterò sempre le informazioni sia sopra che giù nell'info box. Poi, ma questa la farò insieme a voi, eh. In alto questa la piegate a metà e poi l'attaccate così, ecco qua, vedete, così, e poi continuerete poi per altre pagine, A, B, C e tutto il resto. A cosa serve? Serve perché ogni video, ogni tutorial, ma non solo il mio, anche di altre ragazze che fanno tutorial sul cucito, voi non fate altro che prendere appunti a asole. Allora andate a segnare come si fanno i vari segreti, piedini sulla P, mettete piedini, magari il tutorial che vi è piaciuto di Elicrea, mettete Elicrea e diciamo gli appunti. Oppure come si fanno gli attrezzi, mettete gli appunti in modo tale che o vi andate a rivedere diciamo il tutorial, sapete di chi è, oppure vi leggete gli appunti. Questa è una piccola idea, spero gradita. Adesso basta, vi saluto, vi strizzo in un forte abbraccio come dico sempre e non vi scordate di mettere un like, fare i commenti, condividete con più persone perché mi aiutate a crescere. E vi abbraccio ancora, perché oggi è anche una giornata speciale, oggi è il mio compleanno, quindi il tutorial diciamo è un po' più cortino e adesso vado a festeggiare. Ciao ciao!